tutti, cari amici. Bene, anche oggi giornata dedicata al commento della puntata che si è svolta nella nottata di SmackDown. Iniziamo subito. Puntata che insomma è stata comunque ricca di avvenimenti come sempre, e stiamo per gustarceli. Vedo dal Performance Center, ma qui vedo che quindi è stata live la puntata, ma come vi ho detto nel DG di questa mattina, la WWE riprenderà a pre-registrare le puntate, vero e proprio da settimana prossima. Qui intanto vediamo il menu della puntata, match a tre per i titoli di coppia, Daniel Bryan contro Cesaro, Naomi contro Dana Brooke, due match di qualificazione per i match con le valigette, l'opportunità di Dolada in palio. Ma qui intanto la regia americana ci mostra lo schiaffone di Mandy Rose a Sonya Deville. Ed iniziamo subito con Alexa Bliss e Nikki Cross, e vedo che sono predisposte le sedie. Quindi avremo a Moment of Bliss, vediamo chi sarà l'ospite della serata. Ed ecco qui il campione universale Braun Strowman. Braun Strowman che quasi, se c'è la possibilità, si mangerebbe una bella braciuola, detta un po' a modo nostro sudista. E quindi la regia ci fa deliziare con quello che accadde 7 giorni fa, la precedente puntata di SmackDown tra The Fiend, Bray Wyatt e Braun Strowman. Sentiamo quello che ha da dire Braun Strowman. Especially an apology. Everything I've done, achieved, and done in my own
tanto tempo che cerca a chiunque di intimidirlo con dei giochi psicologici. Quindi è ufficiale, a Morning the Band avremo Braun Strowman contro The Fiend Bray Wyatt per il titolo universale. Ora invece è l'ora della boss Sasha Banks che si appresta ad affrontare Tamina Snuka. E siamo già pronti all'azione. Insomma, la differenza fisica è netta tra Tamina Snuka e Sasha Banks. Una è bella corpulenta, l'altra è abbastanza minuta, e quindi... Intanto è apparso un messaggio che è su Fox Sports One, che mi pare martedì prossimo ci sarà uno speciale sulla rivoluzione femminile della WWE. Insomma, non è facile affrontare, cioè avere match per chi è abbastanza magro contro un avversario o un'avversaria abbastanza robusta. Intanto però Sasha Banks scaraventa sui gradoni d'acciaio Tamina Snuka e si avvicina in maniera funambolica a Bailey. Intanto Lacey Evans compare da nulla e aggredisce Bailey. Intanto Tamina Snuka si sta rialzando. Mi sa che qui è finita, calcione di Tamina 1, 2, 3. Quindi Tamina di diritto andrà ad affrontare Bailey a Money in the Bank e Lacey Evans applaude Tamina Snuka. Beh, ovviamente chissà, magari se in un tempo futuro nascerà qualche attrito tra Lacey Evans e Tamina, visto il favore che le ha dato Tamina, che appunto, come si dice, in segno di rispetto lo dovrebbe poi riconcedere alla stessa Tamina Snuka. La grafica ci ricorda l'altra sfida femminile di questa sera, Naomi contro Dana Brooke. Intanto passiamo a Sheamus, che per l'ennesima settimana si ritrova protagonista di uno squash match. E qui, insomma, colpi violentissimi di Sheamus nei confronti del suo avversario di turno.
conoscimos ruvido con il suo opponent della serata, ma ora la contesa sta per concludersi con il più classico dei classici, Brog Kick. 1, 2 e 3. Ora invece passiamo a uno spot di Jeff Hardy che ci dice come settimana prossima sarà in azione a SmackDown, ma ricordiamo che settimana prossima sarà una puntata speciale dedicata ai 25 anni di carriera di Triple H. Ora invece siamo pronti con Dana Brooke contro Naomi. Naomi prova un'azione dalla terza corda, permettendo un movimento balistico con la terza corda e ce la fa. Ma Dana Brooke la scaraventa in maniera violenta, ma non riesce a vincere la contesa però. Ma ora conteggia a culo, 1, 2 e 3. Dana Brooke si aggiudica la sfida e quindi rientra tra le qualificate al match della valigetta. Ed esplode di gioia e va ad abbracciare Michael Cole. Volevo stare io al posto di Michael Cole, mannaggia, quanto è bella sta Dana Brooke. E ora in presa diretta si passa invece alla questione Sonya Deville e Mandy Rose. Ed ecco anche Mandy Rose. Ovviamente Sonya Deville cerca tutte le scuse della situazione pur di non fare una brutta figura. E qua si piange Sonya Deville. E ora dalle scuse Sonya Deville passa alle provocazioni. E mi sa che si preparerà un altro bello schiaffone Mandy Rose, la sua ex compagna di tag team.
ora si mette come prezzemolo Dolph Ziggler. Stava cercando di approcciarsi dopo Ziggler a Mandy Rose. Ma ecco, arriva proprio Odin, eccolo qui. Bumper focaccia per Odin che aggredisce Dolph Ziggler. Intanto Sonya Deville si aggrappa dietro la schiena di Odis, poi Mandy Rose caccia dal ring Sonya Deville. Come dire, mette sempre il beccuccio e ora il serpentino di Odis e poi shum, gomita di ricaduta. Insomma, mi sa che questo tag team misto si farà. Magari non sarà stato ancora annunciato, ma sicuramente ne sapremo meglio nella prossima puntata di SmackDown. E d'altronde poi sarà un match abbastanza interessante. E dai con questo movimento di bacino, Otis. E ci prepariamo ora al main event. Ah no, scusate, dimenticavo, invece abbiamo prima Daniel Bryan contro Cesaro. Per il match di qualificazione maschile, per la sfida con la valigetta. Che sostiene da una parte Daniel Bryan, dall'altra abbiamo Nakamura. Cerco una sharpshooter, Cesaro ci riesce, ma io penso che sì, ecco qua, appoggio la mano alla corda più bassa Daniel Bryan. Cesaro ora tenta una chiusura al volto di Daniel Bryan, ma il tutto si converte nella più classica Yes Lock di Daniel Bryan, che però viene liberata, poi c'è una sorta di conteggio a culo prima di Cesaro, poi di Daniel Bryan, niente.
braccio teso dello svizzero nei confronti della faccia della capra. E ora un uppercut da parte di Cesaro nei confronti di Daniel Bryan. Bravo Daniel Bryan, così si fa. Sì, sì! La conferta nella Yes Lock, cedi Cesaro, cedi, forza! Dai! Nakamura! Drew Gulak lo blocca! Dai, che adesso cede! E cede Cesaro! Daniel Bryan entra nella sfida con la valigetta! Bravissimo Drew Gulak! Bene, ma ora ci proiettiamo al match di chiusura della puntata. Intanto qui solita scaramuccia tra King Corbin e Elias, addirittura King Corbin spacca sulla schiena la chitarra di Elias ad Elias. E qui siamo già pronti, è tutto addobbato per la sfida. Big E intanto stacca tutto dal tavolo, dall'unico tavolo dei commentatori. Ma arrivano gli altri contendenti. Uno dei fratelli dell'Uso, se dei Miss provano a fare, fracassano Big E sul tavolo dei commentatori. Torniamo in presa diretta sulla sfida. Uno dei due Uso vola da una parte e dall'altra come se non ci fosse un domani. E intanto ricaccia dentro al quadrato dei Miss, voglioso di vincere le cinture di coppia. Prova il conteggio, uno, due, niente. Si prepara adesso la doppia sederata in stile Rikishi. Ma sbaglia però, Big E reagisce, manda fuori gioco uno dei due Uso, The Miz colpisce Big E. Tenta la Skull Crushing finale, vediamo, ma non va, Big E. Big E evita tutto, doppio calcione da parte di non so distinguere bene, comunque uno dei due Usos. The Miz conteggio a culo, uno, due, niente. Ci provo invece, no! Tentativo di Fagor Ford di The Miz che va vuoto, però conteggio di uno dei gemelli samoani. Skull Crushing finale di The Miz. Uno, due, no! E ora prova la Fagor Ford, no! Famosa mossa di Ric Flair.
Gesù adesso ho sentito bene. Gesù prova a non cedere, Demis spinge sempre di più con la gamba. Attenzione! Demis si spinge oltre l'ostacolo. Ma arriva Bighi, attenzione! Si carica sulla spalla Demis! Attenzione! Mamma mia, che contesa, bellissima! Big E, super gioioso, io penso che arriverà a breve anche Kofi Kingston. Ecco qui Kofi, altrettanto imbastito di gioia, mamma mia! Anzi, impazziti Kofi e Big E, mamma mia, che sfida ragazzi, che sfida, una puntata che si chiude nel migliore dei modi e settimana prossima ci attenderà ancora, ed ecco qui vediamo addirittura Xavier Woods, che è ovviamente lontano dalle scene a causa di un infortunio. Bene, dal vostro Nicola Deluce è tutto. Spero vi siate divertiti. Ho provato ad enfatizzare, per ovviamente spettacolarizzare quello che stavo raccontando. Noi ci becchiamo sempre sui nostri canali social. Ricordo che questo video sarà poi riprodotto in voce su Facebook. Poi, grazie a Mozilla Firefox, passato da Facebook a YouTube. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata, alla prossima, ciao!